La Premier Meloni è tornata sulla cattura del boss, invitando a non sminuire il lavoro di chi dedica la propria vita alla lotta alla mafia. Intercettazioni e riforme restano in primo piano nell'agenda del governo. Andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello. Sì, in realtà è un po' tutto il governo a fare muro in difesa dell'operazione che è stata portata a segno lunedì. E dunque chi sminuisce infanga la memoria di eroi silenziosi. Così ha scritto poco fa sui social la Presidente del Consiglio. Il nome citato è quello di Filippo Salvi, maresciallo di 36 anni, ucciso nel 2007 proprio nel corso di un'indagine che era mirata alla cattura di Messina Denaro. Ma è evidente che il riferimento è allargato ai dubbi e anche alle congetture che sono circolate in queste ore su una presunta trattativa Stato-mafia, su cui la Presidente del Consiglio è tornata mettendo un punto netto, così come aveva fatto poche ore dopo l'arresto dello stesso latitante. La Premier che questa mattina, come vedete dalle immagini, era all'inaugurazione con il Capo dello Stato del corso della nuova scuola di amministrazione, ha voluto sostanzialmente ricordare anche la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per un'Italia senza mafie. Di una vittoria di tutti e di un arresto limpido aveva del resto parlato già in mattinata il ministro dell'Interno Piantedosi, che come vedete dalle immagini oggi è a Tunisi con il ministro Tajani. Peraltro proprio Tajani in serata sarà qui a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio con l'altro vicepremier Salvini. Sul tavolo il tema autonomia differenziata, bandiera come sappiamo della Lega, a cui però sia Forza Italia che Fratelli d'Italia accostano con forza quella del presidenzialismo. Che continua a ruotare anche sul tema della giustizia con il ministro della giustizia Nordio, oggi in Senato, domani sarà alla Camera. Natania Zevi, è linea a voi.